non sono più catene alle caviglie trascinate in colonna verso la nave negriera. Oggi sono strade come gabbie in cui si vendono corpi in serie, cliniche dell'orrore in cui un bambino è un portatore di organi da espiantare e vendere, lager dove lavorare fino allo sfinimento un giorno dopo l'altro. La schiavitù, ha denunciato ancora una volta il Papa, non solo non è stata mai debellata, ma è peggiorata rispetto al passato, ha trovato nuove forme nel sistema economico globale dominato dal profitto. Francesco ha parlato sabato 18 aprile nell'udienza alla plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, che ha visto nei giorni scorsi numerosi esperti internazionali riuniti nella casina Pio IV in Vaticano per discutere della piaga del traffico di esseri umani. Da parte mia ho dichiarato più volte che queste nuove forme di schiavitù, traffico di esseri umani, lavoro forzato, prostituzione, commercio di organi, sono crimini gravissimi, una piaga nel corpo dell'umanità contemporanea. Si dovrebbero creare le modalità più idonee per penalizzare quanti si rendono complici di questo mercato disumano. E del lavoro schiavo, spiega Cristina Cangaspunta dell'Ufficio ONU contro la droga e il crimine, è possibile tracciare una mappa che rivela linee di tendenza ben definite. Ci sono circa 500 flussi di traffico di esseri umani che attraversano il mondo. Pertanto potremmo attualmente vedere quale sia la mappatura di questo traffico a livello mondiale, quali siano i principali paesi di destinazione, ad esempio, o quali siano le principali nazioni di origine. Ciò rende evidente che il traffico è molto legato allo sviluppo. E altrettanto evidente da indagini recenti, le fa eco Alexis Aronowitz, esperta di criminologia della Utrecht University, è il rapporto tra povertà e traffico di esseri umani. Sappiamo da uno studio di documenti ONU e dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro che molti dei paesi più poveri sono anche i paesi che hanno il problema del traffico di esseri umani più grande, non soltanto che riguarda solo i propri abitanti, ma anche coloro che lasciano questi paesi per viaggiare e raggiungere paesi più ricchi. Se consideriamo, ad esempio, l'indice ONU di sviluppo, i paesi che hanno tassi altissimi di traffico di esseri umani sono anche ai livelli più bassi dell'indice di sviluppo. Pertanto sappiamo che il traffico di esseri umani è direttamente legato alla povertà. Povertà che ingrassa le tasche di scafisti, torturatori, sfruttatori di ogni miseria umana, in contesti in cui tante volte, ha esclamato Papa Francesco, queste nuove forme di schiavitù sono protette dalle stesse istituzioni che dovrebbero difendere la popolazione da questi crimini. Ritengo che dovremmo veramente rammentarci, quando parliamo di traffico di esseri umani e delle vittime di questo crimine, che è qualcosa che accade loro e che contrasta davvero con tutti i loro diritti più elementari. E contro tutti i diritti umani.